Buonasera, andiamo a posto di combattere il Newboys Boca 2-0. Qui con noi c'è lo Scivicco, autore di entrambe le reti, e il presidente Castriota. Buonasera a tutti. Partiamo dal presidente. Buonasera. Sento una buonissima prestazione sotto il profilo del gioco, però è pazzo. Cioè, ci avete veramente messo tanto a chiudere l'incontro. Solo all'ultimo minuto avete messo il sigillo sulla partita. Come mai? È vero, ci siamo persi un po' in troppi lanci lunghi e nei loro falli, non abbiamo conosciuto il nostro vero gioco. Però siamo fiduciosi, insomma, basta stare solidi a difesa e non perdere nessun contropiede e buttarlo al vuoto. Se giocavamo un po' più a terra già da prima, riusciamo a chiudere il match prima, l'importante è averlo chiuso e che gli altri non ci abbiano portato questi 3 punti. Più che altro è mancata un po' l'incisività sotto rete, perché qualche azione pericolosa è arrivata. Sì, mancavano gli ultimi tocchi, insomma, un po' più facili, giusto per mettere la palla in porta. È pazzo. E poi soprattutto bisogna stare attenti in difesa, perché a calciotto si sa, ogni contropiede è gol. Scivicco, man of the match. Due bei gol, il primo da fuori area dopo 10 minuti e alla fine questa acrobazia dall'aria. Come mai? Stavo ispirato oggi. No, piede diciamo, caldo. Secondo me ci siamo un po'. Abbiamo un po' tardato a chiudere la partita, anche perché mancava qualcosa a centrocampo. Oggi era assente pure Luca Scivicco, che di solito comunque salta l'uomo, crea superiorità e questo ci facilita anche avanti il gioco e per questo ci abbiamo messo un po' di tempo. Spero andando avanti che ci troviamo man mano di più a giocare insieme e riusciamo a costruire un gioco in modo da chiudere prima queste partite. Presidente, ottimo Enrico, Cavaliere parte bene, poi nel suo tempo è un po' scomparso. Cavaliere fa fatica perché non ha ancora i 60 minuti nelle gambe e si vede, ma penso che col finire del torneo sarà sempre più forte. Va bene, dal Millennium è tutto, salutiamo Ferdinando Castriota, Marcello Scivicco. Grazie, buonasera. Antonio Cure, tutti due. Grazie. Buonasera, appena terminata la seconda partita, valida per la seconda giornata di Master League tra Longobarda e Merola Group. Altra larga vittoria per i Merola Group, ben 6-0. Tripletta per Caracciolo, però hai faticato per trovare la resa. Magari Caracciolo. No, è il primo tempo, ho preso un po' di botte, però ci stanno. Comunque è un torneo ben fatto, le squadre sono abbastanza corrette. Comunque si gioca a calcio e nel calcio si prendono anche un po' di botte. Poi il secondo tempo in contropiede abbiamo trovato facilmente il gol. Già si parla di voi come un po' gli alieni di questo torneo. No, assolutamente alieni. Noi giochiamo a calcio, ci divertiamo. Comunque essendo allenati corriamo un pochettino in più rispetto ad altri che magari non giocano a calcio. Lo fanno per divertirsi, come noi veniamo a divertirci. Però dipende, essendo un po' più allenati corriamo un po' di più. Fino ad ora avete incontrato due avversari tutt'altro che resistivi. Adesso siamo curiosi di vedervi all'opera con squadre più attrezzate. Noi siamo qui, ripeto, per divertirci. Grande Brancacci! Non siamo alieni, possiamo anche perdere, quindi ci impegniamo e veniamo a divertirci. Poi se vinciamo, ben meglio. Senti, qualche impressione sul torneo, l'organizzazione? No, già la settimana scorsa facevo i complimenti per l'organizzazione, veramente molto ben organizzato, veramente ben fatto questo torneo. Siamo nuove e siamo contenti di partecipare a questo torneo. Complimenti anche a voi soprattutto. Ringraziamo Mario Brancaccio e complimenti a tutta la squadra. Grazie, complimenti di nuovo per il torneo. È terminata per la seconda giornata di Old Style Chalet Shashamani, 4-1 per gli uomini di Cipollaro. Doppietta per te oggi. Ultimamente ti hanno rimproverato di avere scarsa vena realizzativa e stasera ripagati con 2 gol. Ci volevano per ritrovare un po' la porta, però oggi la cosa importante è stato il gioco di squadra e spesso alla squadra, grazie alla squadra che sono riuscito a realizzare questa doppietta. Poi ha segnato anche Pasquale, quindi un motivo in più di orgoglio. 4-1, una vittoria comunque schiacciante, altri 3 punti, punteggio pieno. Ci siamo, insomma. Sì, la vittoria è larga, però partita strana, avete dominato faticando però. Sì, purtroppo è tipico della nostra squadra, ci adattiamo molto al livello della gara, gli avversari diciamo che oggi non erano di un livello tra i più alti e quindi ci adattiamo, mettiamo poca grinta in difesa, cosa che invece ci contraddistingue nelle grandi partite, però davanti avevamo la tranquillità per realizzare comunque le occasioni, potevamo fare anche qualche gol in più. Però serve vabbè, più cinismo in partite più tirate, però questo è sicuro. Sicuramente, ma sappiamo che ce l'abbiamo, cioè noi temiamo più queste partite ed è importante la vittoria di oggi perché in altre occasioni abbiamo rischiato molto di più. Oggi insomma una piccola defiance, ma poi alla fine abbiamo subito raddrizzato il match e insomma aspetteremo le partite più importanti con grande farina un po' sottotono.
Farina sì, e Michele è importantissimo per la nostra squadra, in queste partite prova a risolvere troppo da solo la partita e quindi finisce per giocare anche al di sotto delle sue possibilità, però va bene così, ci sta, i campioni si concedono anche queste giornate. No. Concludiamo con una nuova stonata, tu sei il capitano, come hai preso la reazione tutt'altro che felice di Scotto dopo la sostituzione? Sono cose interne dello spogliatoio, ne parliamo tra di noi, siamo un gruppo unito, ci sta come in una grande famiglia, i piccoli litigi però si risolve tutto nello spogliatoio. Ultimissima cosa, l'anno scorso si era giocati fino alla fine ma il livello era un po' più basso, quest'anno ci sono varie compagini che possono ambire al titolo. Sì. Voi? Noi ripartiamo da zero, ripartiamo come... con l'obiettivo del primo chalet, insomma, ci siamo raggruppati in un'unica squadra, focalizzandoci su un unico obiettivo, mantenendo comunque gli uomini storici e chi ci teneva alla causa più di altri, anche se comunque lo chalet rimane di tutti coloro che hanno vestito questa maglia, quindi non ci poniamo obiettivi a lungo termine, pensiamo più partita per partita. Allora, noi facciamo un grosso in bocca al lupo, grazie mille, arrivederci. Buonasera da Millennium, Minor League Girone A, Drink Team Master, Battermanos United per 5-4, siamo con il capitano del Drink Team del pezzo, buonasera, complimenti per la prestazione, la vittoria che è arrivata solo nel finale. Sì, è una partita, è stata dura, combattuta fino alla fine, per fortuna è stata risolta da un episodio, però penso meritata perché sono stati errori individuali che hanno portato al pareggio della partita su 3-3, penso sia stata meritata anche, perché, anche per la prima partita che forse non abbiamo meritato. Ecco, diciamo nella prima partita avete perso contro i campioni in carica della Minor, questo magari vi può sollevare un po'. Sì, 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 era importante, puntiamo alla Gold Cup, speriamo di continuare così a vincere. Visto comunque una squadra abbastanza compatta, tanto giro palla, comunque sì. Penso che conoscevate già prima come... No, in verità è la prima partita, cioè la seconda partita che giochiamo insieme, fortunatamente siamo, ce la caviamo, speriamo di continuare così. Ecco, hai trovato la rete anche tu, diciamo, di questi 5 gol, una bella rete, diciamo, sei abbastanza in fondo. Non sono tanto soddisfatto della prestazione, per fortuna è arrivato il gol, ho fatto anche un errore in fase difensiva, abbiamo subito il 3-3, per fortuna mi sono rifatto. Aspettaci sulla e ti aspetto. Siamo quindi con il capitano Serio, complimenti alla prestazione, migliore in campo Arend, sofferta la vittoria di Roma. Prima o poi comunque questa vittoria doveva arrivare perché giocando già la seconda partita insieme, perché non avevamo mai giocato prima insieme. Giocando la seconda partita si è visto il miglioramento nel collettivo, perché comunque si è sentita la differenza tra la squadra scorsa e la nostra, che comunque loro giocavano da parecchio insieme e noi non avevamo mai giocato. Ecco, quindi è migliorato, diciamo, il collettivo rispetto alla gara. Sì, è migliorato il collettivo. Senti, due nuovi innesti comunque sono passati abbastanza in forma, soprattutto sì, Prisco che ha trovato il gol. Sì, hanno fatto un'ottima partita entrambi, anche se Prisco comunque ha fatto sentire. Ha fatto anche il terzo gol, che è stato un bel gol. Parliamo della tua prestazione, due gol però ne potevi fare altrettanto, almeno altri due. Sì, un paio di occasioni ho sbagliato, sia nel tiro che l'altro anche lo stop. Aspetta. Però comunque due gol, la vittoria è arrivata e non mi posso lamentare. Piccolo, diciamo, momento sulla prestazione dell'esercizio avversario, il portiere Palmese ha fatto un'ottima prestazione, soprattutto l'ultima parata che è stata decisiva, altrimenti avevamo pareggiato anche quest'altra partita. La cosa che lascia un po' stupidi è che lui para senza guanti. Sì, è che lui è un portiere di calcio a 5, quindi è abituato a giocare senza guanti. Ecco, a cosa punta questa tradizione di calcio in questa minore? Ma soprattutto puntiamo sempre al massimo, però ovviamente essendo il primo anno che giochiamo insieme puntiamo a fare bella figura. Ultime due domande, un'analisi avversario di questa sera, FC Miamiao, e un'analisi dell'arbitraggio. L'arbitraggio è stato, credo, ottimo, perché comunque ha fatto giocare dove si poteva e ha interrotto quando si doveva. L'analisi avversaria, la squadra ha giocato bene, è venuta un po' meno alla fine, perché non era più lucida, non ha passato alcuni palloni e potevano fare meglio. Ho capito. Ho finito con Serio, lo saluto. Da Millennium è tutto.